Questi due Alano sono di Andrea, un paese Lugo, provincia di Ravenna. Qualche settimana fa ho fatto altri due apparati ad Andrea, quindi mi ha mandato questi. Adesso vediamo quello che c'è da fare e cominciamo a fare qualcosa. Cominciamo con questo, l'altro nella scatola lo tiro fuori dopo. Non va. Stop. Da potenziare e canali, più 80, meno 40. Cominciamo a provarlo. Allora Andrea, l'audio in trasmissione che non c'è, però la radio va, funziona. Da 6 watt, però ola, non c'è modulazione. Evidentemente ci sono i fili del microfono staccati. Vediamo se ci troviamo con la frequenza. Qua un attimo che metto. Se ci troviamo. Quell'uno lo possiamo anche accettare. Quindi lo apro e vediamo un pochettino, ma molto probabilmente o la capsula microfonica oppure sono i cavi che sono spezzati, qualche cavo. Vediamo un po'. E poi dobbiamo mettere la scheda dei 120 canali. Infatti con il mio microfono va, eh. Prova, ola. E ha pure una buona modulazione. Vediamo se lo possiamo migliorare. Come finale è il 2078. Evidentemente hanno forzato un po' la mano per farlo salire a 6 watt. Però è nella norma, diciamo, non è che influisce molto. Qui hanno messo questo relè come l'altro. Mi ricordo quando ho fatto l'altro qualche settimana fa, aveva pure questo relè sul finale di bassa frequenza. Io l'ho eliminato lì e lo elimino anche qua. E poi metto il finale di trasmissione maggiorato e la basetta per i 120 canali. Qui c'è questa lamiera, che evidentemente l'hanno messo al posto del filo, invece di mettere il filo qui che collega le masse ci hanno messo questa lamiera. Non dovrebbe influire sul corretto funzionamento, ecco. Io stavo con il zoom, mannaggia a me, mannaggia. Allora, io prima avevo detto Alan 48, in effetti sono due Alan 68. Dobbiamo fare l'espansione, però io non ho il commutatore a 40 canali, ne ho solo uno. Mi sono sentito con Andrea e con Massimo che sono insieme e mi dice che qui mettiamo 34 più 34 più 34, sull'altro mettiamo il commutatore a 40 canali e ne facciamo 120. E quindi sto andando avanti con i lavori. Volevo chiarire questo aspetto qua, non sono 48 ma Alan 68. Allora, prima di andare avanti e mettere il frontalino e tutto il resto, voglio far vedere come sono andate le cose, il finale maggiorato lì con tutti i relativi componenti che ho messo qui all'interno del gabbiotto. La scheda dai 120 canali l'ho messa qui, di solito questo è il posto che uso. E poi io non mi ricordo se all'inizio abbiamo provato la frequenza, se era perfetto come frequenza. Ho messo il compensatore giallo, quello da 40 picofarad e un condensatore da 33 picofarad vicino per regolare la frequenza del quarzo del PLL. Dalla parte di sotto qui, volevo dire che per quanto riguarda i canali, ho messo un commutatore a tre posizioni, bassi, normali e alti. Ho lasciato queste qua, le ho lasciate con le loro funzioni. Dalla parte di sotto ci ho messo i LED qua per indicare i canali alti, medi e bassi. Quindi lo completiamo e lo proviamo. E anche questo mi sta facendo donare adesso che ho finito. A volte va, a volte non va, nemmeno sui canali normali. Cioè, mentre c'è la portante, all'improvviso se ne scende, se ne va fuori frequenza da solo. Ma ho già cambiato il VCO, ce l'ho cambiato, questo è quello vecchio. Questa bobina qua l'ho cambiata. Ma provo a cambiare questo perché come metto il dito qua vicino a volte si aggiusta e a volte no. Non ce n'è uno che non mi sta facendo proprio in questi giorni, proprio
mi sta, se volevo dire, mi rende la vita invivibile. E ci mancava questo qua, dopo che ho completato tutto. Non va bene. A volte no. Adesso sì. Adesso no. Quando va, siamo in frequenza. Quando provo a cambiare pure queste due bobine qua. Sembra che adesso per una caccia a rimuovere tutte quelle, sono più quelle che ho rotto per togliere che quelle che sono rimaste intere. Ne ho smontate tante qua. Perché quando è messa qua vicino, anche se uno c'è il saldatore quello più pesante come temperatura, è una faticaccia a togliere perché sono saldati insieme qua, sono saldati qua vicino, sono saldati dalla parte di sotto. Sembra che ci siamo, questi sono i canali bassi qua. Andiamo su quelle normali, quelle altre devo regolare perché mi esce, ancora mi esce. Queste sono quelle altre. Insomma, siamo lì, però devo regolare l'ultimo, il 34. Perché sull'analizzatore mi escono le creste, lo spettro è un po'. Escono le armoniche, ecco. Devo sistemarlo meglio, lo devo tirare meglio. Però già siamo a buon punto. Allora, prima di mettere i coperchi proviamo la frequenza. Siamo sul 22 normale. Andiamo su quelli alti. Quelli bassi. Perfetto. Però c'è ancora un altro lavoro da fare. Dobbiamo sistemare il microfono perché è disastrato quel microfono lì. Eccolo qua. Ora lo aggiusto alla meglio, dai. L'ho sistemato. Aveva il commutatore interno sedato di quello vecchio tipo. Quindi con lo spray per i contatti adesso funziona. Vi lascio immaginare come poteva essere all'interno. Guardate le viti. Ma ne ho trovato quattro, gliele cambio e le metto nuove, anche se il microfono è vecchio. Allora, proviamo. Come dicevo, canali alti, normali e bassi. Abbiamo questa potenza, quasi 10 watt, no, 10 watt. Ora tocca ai 30 di modulazione, 28 diciamo. Ora, prova. 1, 2, 3, cambio. Così mettiamo da parte questo e passiamo all'altro. Intanto vi ringrazio per aver visto questo video, poi facciamo l'altro.